Siamo tanti Gesù e Maria. Queste splendide letture di questa quinta domenica del tempo ordinario, carissimi fratelli e sorelle, ci mettono dinanzi un tema molto bello, che è quello, anzitutto, dei modi vari con cui si può fare esperienza di Dio e dell'importanza che riveste nella nostra esistenza fare un'esperienza autentica di Dio. C'è anche il secondo risvolto, ovviamente non sarà possibile approfondire tutto in un'omelia, che è la conseguenza: se ho incontrato veramente il Signore, mi sento inviato, o meglio, Lui mi invierà a condividere con altri questa che è l'esperienza totalizzante e determinante della mia vita. Tutte le letture parlano di questo. Abbiamo ascoltato il profeta Isaia. Il profeta Isaia ha un'esperienza mistica, soprannaturale. Viene, vede il Signore seduto su un trono alto e elevato, attorno a lui i serafini, dicono santo, 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 quindi ha uno squarcio veramente straordinario dove vede la gloria del Signore. Come reagisce? Senso della grandezza di Dio e senso della propria piccolezza. Ohimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, eppure i miei occhi hanno visto il Signore degli eserciti. Senso della grandezza di Dio, senso della propria piccolezza, e poi il Signore dice: non ti preoccupare, vai e annuncia il testimone del mondo. Questo è la prima lettura. Il Vangelo non è un'esperienza mistica quella che hanno vissuto gli apostoli, però Gesù li rende testimoni di un miracolo, la pesca miracolosa. Erano andati ad ascoltare la parola di Gesù, erano pescatori, sapete che si pesca di notte e non di giorno. Gesù gli dice: usciamo a pescare. Pietro gli ha voluto dire: maestro, con il dovuto rispetto, ecco, tu prima facevi il falegname, adesso fai il predicatore, ma io faccio il pescatore. Si pesca di notte, stavolta non abbiamo preso niente. Pietro esce, si fida, abbiamo ascoltato, barca piena di pesci. Reazione di Pietro come Isaia: Signore, allontanati da me che sono un peccatore. Capito? Senso di nuovo, mi trovo davanti a Dio ed emerge tutta quanta la mia miseria. Gesù gli dice: non temere, ora sarai pescatore di uomini. Seconda lettura, San Paolo ci ha raccontato la sua esperienza, la sua testimonianza. Dice che ha ricevuto un Vangelo e annuncia lo stesso Vangelo che gli è stato trasmesso dalla Chiesa. Però sappiamo anche che San Paolo ha vissuto un'esperienza del tutto peculiare. Non è tanti giorni che abbiamo festeggiato la conversione di San Paolo, no? Tutti sanno che San Paolo è caduto da cavallo, quindi è stato folgorato sulla via di Damasco. E cosa dice San Paolo? Che Gesù risorto è apparso a un sacco di gente, agli apostoli, a 500 fratelli, ed è apparso anche a me, attenzione, come a un aborto. Infatti io sono l'infimo degli apostoli, io mi reputo l'ultimo di tutti, e non sono neppure degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Quindi San Paolo ha questa esperienza straordinaria, ma dentro questa esperienza straordinaria si innesta il suo ingresso nella comunità cristiana, dove ascolta e poi trasmette che cosa? L'annuncio ordinario del Vangelo. Vi trasmetto quello che anch'io ho ricevuto, che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, è risorto secondo le scritture, è apparso a Pietro, agli apostoli, eccetera. Cosa dicono queste cose a ciascuno di noi? Allora, numero uno, la prima domanda che io devo farmi dinanzi a queste letture è questa: io nella mia vita posso dire di aver avuto un'esperienza autentica? Questo nessuno di noi può dire. Forse non hai avuto nessuna esperienza mistica, probabile. Forse non hai assistito a nessun miracolo, probabile. Ma dov'è il luogo dove è possibile ordinariamente incontrare il Signore? È la Chiesa, è nella vita della Chiesa. Sapete che la Chiesa esiste, anche la parrocchia esiste, semplicemente come luogo, strumento e mezzo di incontro con il Signore. Quindi il Signore si incontra nella Chiesa e il compito della Chiesa è favorire le occasioni di incontro con il Signore. Allora, io non parlo della vita, allora non è il mio potere, per esempio,
dire: Signore, io voglio che a questo mio parrocchiano tu gli appari, d'accordo, come sei apparso al profeta Isaia. Io glielo posso pure chiedere, ma se non mi ascolta non ti apparirà nostro Signore. Così io posso pure dire al Signore Gesù: senti, fai un miracolo a questa mia cara figliola che ha bisogno di questa grazia, ma non è il mio potere fargli fare un miracolo. Quello che posso fare come parroco, che devo fare come parroco, però è offrire, creare, dare a chi desidera incontrare il Signore delle occasioni di incontro. E questo sapete che io cerco sempre di farlo nelle parrocchie. Ve le ricordo, insomma, alcune cose che sono anche qui, no? La prima cosa, il luogo più bello di incontrare il Signore è la Santa Messa. Ringraziare il Signore che in questa parrocchia c'è la Santa Messa festiva e la Santa Messa feriale. Quello è il luogo primario e ordinario di incontro col Signore. Poi ci sono altre attività accessorie. Per esempio, da quando sono venuto, ogni anno stiamo facendo un po' di incontri biblici, ce ne saranno anche questa settimana, il catechismo per gli adulti, l'adorazione eucaristica comunitaria il giovedì, il primo venerdì del mese la possibilità di sostare davanti a Gesù Eucaristia, o un po' di veglie di preghiere, i pellegrinaggi. Perché tutte queste cose? Ecco, perché il Signore si serve di queste piccolissime cose, semplicissime cose, non sono cose straordinarie, però sono canali di incontro con Lui. Allora, la domanda è: io ho già fatto un'esperienza autentica del Signore? Attenzione, se io ho fatto un'esperienza autentica del Signore, ci dicono le letture di oggi, nascono in me due attitudini che devo verificare. Primo, il senso della grandezza e della bellezza di Dio. Isaia dice: Signore, un'ombra e l'altra impuro io sono. Pietro dice: allontanati da me che sono peccatore. San Paolo dice: sono l'ultimo di tutti, non sono neanche degno di essere chiamato apostolo. Allora, se tu hai incontrato autenticamente il Signore, avere questa esperienza bellissima, senso della sua grandezza e senso della tua piccolezza. Ricordate la parabola bellissima di Gesù nel Vangelo, no? Il pubblicano e il peccatore. Il pubblicano che dice: sì, nella Bibbia dice che sono un peccatore. E invece il fariseo che sta lì davanti a Dio e dire: guarda quanto sono bravo, io ho messo tutte le domeniche, faccio digiuno due volte alla settimana, eccetera, eccetera. No? Se queste cose non ce le ho, forse è possibile questo qui, eh? Cioè è possibile avere una fede, per carità, questa è già qualcosa che in qualche modo abbiamo ereditato dall'ambiente familiare, dalla cultura, dalla parrocchia, ce la siamo portata avanti. Ma se tu mi chiedi: ma io sono proprio sicuro che Dio esiste, adesso non lo voglio quando è in crisi, sarei pronto a dare la vita per difendere la fede, è proprio una cosa importante per me che non si proprio discute, d'accordo? Questa è la prima domanda che dobbiamo porci. La seconda è questa: io sto aprendo delle porte, cioè ho il desiderio di crescere nella conoscenza del Signore e in tutto ciò che riguarda Lui, sto approfittando dei mezzi che mi mette a disposizione, perché sono tanti i canali anche oggi che il Signore adopera per entrare in contatto con le creature. Il problema è che molte volte, chiaramente non mi rivolgo a voi presenti, ma faccio un discorso generale, e gli uomini rispondono con indifferenza, cioè non ritengono questa una cosa importante, non ritengono conoscere Dio la cosa assolutamente importante e decisiva, eppure lo è, figlioli miei cari, perché capite, noi su questo pianeta Terra ci possiamo stare 90, 100, qui a Sermoneta anche un po' di più, 110 anni, qui c'è una longevità, grazie a Dio, molto molto, ma 120, ma poi finito, capite? Voi capite che questo segmento temporale che noi viviamo sul pianeta Terra in confronto all'eternità è niente, capite? Ma in questo segmento temporale, in come noi usiamo il tempo, in quanto noi progrediamo con la conoscenza e l'amore di Dio, si gioca tutta la nostra prospettiva eterna, capite? Perché non è la stessa cosa se io in questo mondo ho conosciuto molto il Signore, quindi molto l'ho amato, molto l'ho servito, e che cosa succederà dopo? Molto di più lo vedrò, molto di più lo conoscerò, molto di più sarò felice per tutta l'eternità. Questo è insegnato dalla Chiesa, capite? L'ho conosciuto poco, l'ho servito poco, l'ho amato poco, poco lo vedrò, d'accordo? Se lo vedrò, perché poi si rischia anche di fallire l'obiettivo per cui siamo stati creati. Allora, due domande: ho avuto un'esperienza di Dio? Vado, questo c'è un'altra spia.
Quando Dio si mette a contatto con noi, c'è una luce grande, ci vediamo tutte le nostre miserie, conosciamo bene i nostri peccati, presenti e passati, e al tempo stesso ci sentiamo amati e perdonati da Dio. E questo deve accadere quando c'è un incontro reale con il Signore. Secondo, io ho cura di accogliere le opportunità che il Signore oggi mi mette davanti nella Chiesa attuale, così come è fatto con le persone che ci stanno per incontrare Lui, punto interrogativo. Quando questo si realizza, questo sarà oggetto eventuale della successiva omelia, si diventa inviati, si sente l'esigenza di coinvolgere in questa che è l'esperienza dell'esperienza dei nostri fratelli, quindi da testimoni, da discepoli, si diventa apostoli. Chiediamo a Maria Santissima, vi anticipo, insomma, lunedì prossimo sarà una grande e bellissima festa mariana, che è la Madonna di Lourdes, un'apparizione riconosciuta dalla Chiesa, che ha dato luogo anche alla giornata del malato, una cosa molto molto bella, no? Una mariofania, una manifestazione della Madonna molto forte e molto significativa. Queste apparizioni mariane riconosciute dalla Chiesa continuano ad essere delle irruzioni nel tempo del soprannaturale, sono anche quindi delle occasioni aperte dalla volontà di Dio attraverso Maria Santissima per venire incontro a noi, per darci la possibilità di incontro e di conversione. La Madonna scende tra di noi solo per questo e desidera per tutti noi la stessa gioia che lei ha avuto: conoscere, incontrare, amare e servire il suo Figlio e il nostro Signore Gesù Cristo. Siamo dati Gesù. Amen.